Ah, ecco Umberto Eco. Però attenzione, mica che io voglio dire male dell'Umberto nazionale, per carità, però almeno una cosa la dobbiamo dire. Io sono stanco di sentire sui giornali, alla televisione, in ogni occasione, che il DAMS è stato creato da Umberto Eco. Questa è una balla, mettetevelo in testa. Il DAMS, intanto vi spiego che cos'è, che è nato nel 71 e probabilmente io sono stato il primo, o almeno tra i primi, a insegnare al DAMS, che vuol dire la cross-disciplinare, discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo, che ovviamente è stato un corso molto innovativo, dovuto a un grecista, Benedetto Marzullo, un grecista che riteneva che i problemi della filologia greca fossero risolti. In letteratura greca. Quindi noi siamo nati nel 71 per merito, diciamo pure, di Marzullo, della vergogna dell'Auristo, il quale ha cominciato a fare un certo di talenti, chiamava tutti i talenti. A quel punto è arrivato Eco, Eco che veniva cacciato via da tutti perché faceva paura, diciamo pure, come anche il caso nostro. Io adesso qui mi devo difendere perché è arrivato a Bologna, ma chiamato da noi. Quindi Eco è stato un beneficato del DAMS, perché l'avevano Milano, pensate che era arrivata a cancellare estetica per l'interesse di Eco, perché Eco faceva paura, era già troppo noto, aveva troppo successo, aveva troppo Eco, e allora lo cacciavano via da tutte le parti, si era riparato a Firenze, alla facoltà di architettura di Firenze, ma chi l'hanno mandato via, e finalmente lui è stato chiamato proprio per la sua materia per semiotica a Bologna, a 2 anni quando già esisteva il DAMS. Quindi date pure a Eco tutti i trionfi che gli possono aspettare, ma non dite che ha creato lui il DAMS, che però è voce assolutamente esistente e incoercibile. Però nelle barzellette, nelle battute di spirito, bisogna lasciarlo stare perché era imbattibile. E allora, quando le comunicazioni si sono sviluppate nel DAMS, è nato il problema. Bisogna mettere l'acrostico, perché l'acrostico, ti ho già detto, vuol dire discipline, arte, musica, spettacolo, non c'è comunicazione, non c'è neanche cinema, sempre questo. E poi ho detto, ma no, non c'è bisogno, perché a Bologna si dice DAMS, quindi la si è già, perché quella è scescia. Questo per dire, poi però appena è nato il corso di discipline della comunicazione, e se ne è andato. Ah, ecco, questo è un grande dimenticato, questo è un merito di Carlo, perché poi Carlo in alcuni casi, anzi all'inizio, usava il colore, rafforzava queste sue immagini. Questo è Giuseppe Tagata, un personaggio dimenticato che ha avuto una grande notorietà per due ragioni. Lui ha fatto uno dei primi lavori televisivi, Il segno del comando, la puntata, che ha avuto un grande successo. L'hai vista? E poi ha scritto Il medico della mutua, che è uno dei capolavori di Umberto Sordi. Quindi ad Agata dobbiamo due cose di straordinario successo. Invece adesso è dimenticato, purtroppo se andiamo a rivedere, a spulciare gli annali della fornitura, sono pieni di oblì, insomma, a un certo momento tutti vengono dimenticati. E questo quindi è un tratto assoluto. Carlo era amico di D'Agata e ne aveva capito il valore. Calvino, beh, insomma, la presenza di Calvino era un personaggio molto strano, molto autocentrico. È un personaggio non, tra l'altro, silenziosissimo. Credo che lui per principio non parlasse in pubblico. E mi ricordo, per esempio, che lui aveva scritto, c'era una collana importantissima da Einaudi che si chiamava Letteratura, ma in realtà erano delle monografie d'arte, tra cui una precoce dedicata a Giulio Paolini. E ritorno un momento alla G7 della Ginevra Grigolo. Come vi ho detto, io per un certo tempo ero il suo consigliore e allora gli avevo detto fai Giulio Paolini, che è il numero uno dell'arte concettuale, e lei lo aveva fatto. Poi ho rotto le scatole a Calvino parecchie volte per invitarlo, dico caro Calvino, visto che lei ha scritto questo libro così prezioso, così
importante su Giulio Paolini, visto che qui c'è una mostra di Giulio, vieni a fare una conversazione, prova una volta, prova dopo, a un certo momento lui ha perso l'estate, ma insomma Paolini, come le devo dire che non me ne frega niente di Paolini? Perché proprio Calvino era un personaggio molto brusco, molto sulle sue, poco comunicativo, poco simpatico, ecco, diciamo. Ecco, e questo è un personaggio che adesso va per una ragione, Gianni Cerati, e che devo dire era stato anche docente a danza, perché Marzullo aveva fatto incetta di talenti, soprattutto a cominciare dal mondo del teatro, poi quello della musica, poi quello della letteratura. Cerati voleva sminuire l'istituzione universitaria e dava il 30 d'ufficio a tutti. Tutti quelli che si presentavano da lui avevano il 30. Se c'era un esame pro forma e uscivano col 30. Proprio voleva svalutare, poi a un certo momento se n'è andato dall'Italia. Noi lo abbiamo amato molto, noi, il gruppo 63, prima degli anni 70. E adesso lui deve molto a Calvino, ecco, quindi in un certo senso forse la presenza di Calvino è legata anche a quella di Cerati, comunque credo che Carlo era legato certamente a Cerati, che adesso vive frequentemente in Inghilterra, e ha anche un grande successo perché ha avuto un Meridiano, un Mondadori gli ha dedicato un Meridiano con una scelta di opera di sua grande Moravia. Ma Moravia era così un giramondo per eccellenza, quindi io ricordo, io ero personalmente molto legato a lui, che l'ho sempre stimato, sono stato anche in casa sua, addirittura ho presentato su richiesta sua Dacia Maraini, Dacia Maraini ha un romanzo con mia presentazione di cui credo che adesso si vergogna e vorrebbe assolutamente cancellare questa mia impura presenza. Invece, anzi, io ho sempre sostenuto Moravia, ho una grande stima verso di lui, anche verso le poesie. Pensate che adesso hanno pubblicato anche le sue poesie, che sono alla sua altezza, sono poesie scritte da un non poeta, uno che certo non scrive in poetichese, ma scrive dando delle sperle proprio al lirismo facile. E quindi forse questo circolo romano, adesso credo che arriva, è un grande. Noi siamo sempre stati molto critici verso di lui. Pasolini, che a Bologna, voi sapete, addirittura aveva preso la laurea, aveva fatto i suoi studi, poi aveva fondato l'officina con Bologna, sì. Laureato. Quindi lui ha avuto un primo tempo bolognese fortissimo, ma poi, come tutti, si è trasferito a Roma. Il suo successo era arrivato negli anni romani e dopo non so se veniva a trovare gli amici bolognesi di officina, insomma, tipo Scalia, tipo Figlioli, tipo Romanò, tipo Roversi, non so, quindi la presenza di Pasolini forse proprio effetto, come dici tu, di questo circolo romano. Sì, questo è un personaggio straordinario, anche se la mia incertezza è che forse non è stato preso tanto bene. Qualche volta questo trattamento a masse larghe nasconde, soprattutto se uno pensa a quello che è adesso Scabbia. Scabbia è un cuor contento, un personaggio straordinario, portato a fare le favole, non so, un favoleggiatore che adesso vive a Firenze. È intervenuto anche in Napoli. Sì, era giovanissimo. Come? Era giovanissimo. Sì, poi infatti è quasi irriconoscibile. Comunque anche questa mi sembra felice, perché è uno che ha mantenuto tutte le promesse. Ah, questo è un filosofo partito tardi, un po' con una storia come Menna, pensate, è uno che per anni e anni aveva fatto l'elettrotecnico, perché di famiglia modesta, di famiglia romagnola modesta, e quindi con la forza di volontà aveva fatto gli studi di filosofia ed era diventato un filosofo, ha scritto un saggio che viene ancora adesso portato ad esempio La linea e il circolo, pubblicato da Murillo e anche ripubblicato, e questo l'ho incontrato felicissimo, perché lo mostra così certamente proprio da filosofo, barricato dietro quelle lenti. Vediamo ancora. Ecco, questo è
Guido Neri, che era il socio in qualche modo di Celati. Come vi ho detto, il Danza aveva le lingue, assolutamente mai dire letteratura inglese, mai dire storia della letteratura francese, si diceva solo inglese, francese, proprio perché Marzullo voleva dare questo taglio rapido. E Neri era il grosso consulente degli Einaudi per la letteratura francese, era il docente di francese. Vediamo, ma siamo quasi alla fine. Ecco, questo è uno dei professori, questo è stato un importantissimo professore di psicologia, detto Castorino, e lo soprannominato Castorino proprio per la bocca, non so, lo chiamavano, ed era fortissimo. Io per esempio devo a lui, se ho capito a fondo la Gestalt Theory, la psicologia della forma. Lui era un eccellente divulgatore, eccellente di psicologia, così come subito dopo viene un grande fisico. Lui aveva avuto una grande scuola di fisica, di cui la grande mente è stata, se mi venisse in mente il nome, c'è scritto il nome. Puppi. Sì, Puppi. Sì. Noi abbiamo avuto Gloria, Righi, Marconi, abbiamo avuto una grande tradizione di nel filone della fisica. Ecco, questo è un personaggio assolutamente dimenticato, questo Carazza, però era una mente del mulino. Io ricordo che ho frequentato molto il mulino, come ne sono andato. Lui era il pianificatore della politica editoriale, economica, era considerato una potenza, un'eminenza grigia, una potenza occulta, e poi viene un personaggio che proprio in questi giorni ha festeggiato, anche se il ritratto molto poco rassomigliante a quello che è adesso, è il grande Golinelli, che in questi giorni ha festeggiato 100 anni. Quindi sì, anche e con questo ho finito questa rassegna. Naturalmente, se avete voglia.